leggiamo nell'Apocalisse, capitolo 3, dal verso 14, l'ultima delle sette lettere alle sette chiese dell'Asia, Apocalisse 3, dal verso 14. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né fervente. O fossi pur tu freddo fervente, così perché tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori della mia bocca. Perché tu dici: io sono ricco e sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso e miserabile, e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, a ciò che tu arricchisca, e dei vestimenti bianchi a ciò che tu sii vestito, e non apparisca la vergogna della tua nudità, ed ungere con un collirio gli occhi tuoi a ciò che tu vegga. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo. Abbi adunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui, cenerò con lui ed egli in me. A chi vince io donerò di sedere meco nel trono mio, siccome io ancora ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il versetto 17. Perché tu dici: io sono ricco e sono arricchito. Io sono ricco e sono arricchito. Tu lo dici. Non sappiamo se il Signore si riferisce ad un'espressione verbale nel senso completo di questo termine o si riferisce ad una manifestazione della vita di questa chiesa. Cioè, non sappiamo se questa chiesa diceva apertamente, esplicitamente quello che diceva, o se con il proprio contegno, con il proprio modo di procedere, esprimeva questo suo vanto. Ma non credo che questo abbia molta importanza per noi in questa sera, perché la cosa importante è costituita dal fatto che la chiesa di Laodicea si esprimeva. In che modo si esprimesse non importa, si esprimeva per ripetere: io sono ricco, sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Possiamo pensare che questa espressione appariva soprattutto attraverso il contegno, il modo di procedere. Perché il fatto stesso che viene dichiarata priva di calore, priva di fervore, priva di zelo, una chiesa tiepida, ci dice che con la propria azione, col proprio modo di fare, esprimeva qualche cosa. Nella confessione di fede, nell'esercizio del proprio cristianesimo, esprimeva qualche cosa. E quello che esprimeva è qui, davanti a noi, ricordato in questa sera. Io sono ricco, sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Ma ripeto, anche se l'espressione era verbale, la figura che sta davanti a noi è la stessa per ammaestrarci nella volontà e nelle vie del Signore. Per farci conoscere in quale stato
a quale condizione può giungere una chiesa cristiana e quindi un credente che si nomina del nome del Signor Gesù. Questa è la condizione, lo stato di una chiesa che è andata avanti, che ha fatto dei progressi, che ha raggiunto delle mete, che ha toccato dei traguardi, ma fuori e lontano dal piano di Dio e dalla volontà di Dio. Non è vero che noi non possiamo raggiungere traguardi anche senza il Signore, separati dal Signore. Noi possiamo raggiungere dei traguardi. Basterebbe ricordare l'esperienza di Eva. Non appena mangiò quel frutto, i suoi occhi si aprirono. Il frutto aveva quindi prodotto un effetto in lei. Aveva raggiunto una conoscenza che precedentemente non possedeva. Ma ricordiamoci sempre, fratelli e sorelle, tutto quello che noi raggiungiamo fuori da Dio e separato da Dio non può mai tradursi in una benedizione per noi, ma peserà sulla nostra vita come una maledizione che ci schiaccerà. Anche quello che raggiungeremo nella vita religiosa, nella vita comunitaria, nel sentiero spirituale. In questi giorni di autonomia, di indipendenza, questa è la più alta rivendicazione della società umana. Si parla dei giovani che contestano, ma tutti contestano, chi in una misura, chi in un'altra, chi verso una direzione e chi verso l'altra, e se noi osserviamo da vicino questo fenomeno constatiamo che in fondo l'essenza della contestazione è sempre la stessa: autonomia, indipendenza. Anche i religiosi, anche le chiese, anche i ministri rivendicano a loro stessi autonomia, indipendenza. Autonomia rispetto a chi? Indipendenza da chi? Anche da Dio. E questi predicatori, e questi ministri, e questi movimenti religiosi, e queste comunità che vanno avanti per forza propria, per iniziativa propria, raggiungono dei risultati, toccano dei traguardi, ci stanno delle comunità che si dilatano, che si sviluppano numericamente, ci stanno dei movimenti che veramente si potenziano socialmente, economicamente. Ma questi successi rappresentano delle benedizioni? No! Tutto quello che viene raggiunto separato da Dio e lontano da Dio non è mai benedizione per l'anima e per lo spirito. E possiamo, ritornando al nostro testo, cioè ritornando a questa comunità di Laodicea, constatare che quella ricchezza vantata, che quel progresso ostentato era soltanto il segno, il sintomo di un'involuzione spirituale. Non c'era progresso, c'era regresso, non c'era avanzamento, c'era indietreggiamento, non c'era benedizione, c'era il giudizio di Dio sopra di loro. E proprio perché pesava questo giudizio, il Signore, che ama tutti i suoi figliuoli, io riprendo e castigo quelli che io amo, per questo abbi zelo e ravvedi. Il Signore che ama i suoi, ecco che si presenta a questa chiesa con il suo messaggio, con la sua parola. Chi ha orecchio odi ciò che lo Spirito dice alle chiese. E se una parte di questo messaggio, tutto questo messaggio è necessario per noi, ascoltiamo in questa sera quello che lo Spirito dice alle chiese e dice ai credenti. Gloria al nome del Signore. Che cosa dice? La prima cosa: io conosco le tue opere. Tu non le conosci, io le conosco, e ti chiamo a compiere un atto di umiliazione davanti a me, affinché tu possa conoscere, non come tu conosci, ma come io conosco. Non è importante il nostro punto di vista, non è importante il punto di vista di coloro che stanno intorno a noi,
Anche questa è una verità che è stata affermata molte volte. Non è importante il punto di vista dei nostri amici e non è importante il punto di vista dei nostri nemici. Anche se i nostri amici vedono tutto rosa e i nostri nemici vedono tutto nero, il loro punto di vista rimane esclusivamente il loro punto di vista, un punto di vista privo di autentico valore. Non è neanche importante il nostro personale punto di vista intorno a noi, alla condizione della nostra vita. Noi possiamo dire, ma se non ci conosciamo da noi stessi, chi ci conoscerà? Io, l'Eterno, è la risposta che leggiamo nella parola del Signore. Non è importante il nostro punto di vista, è importante soltanto il punto di vista del Signore. Io conosco, tu non ti conosci, dici di te stesso sono ricco e sono arricchito, ma non è questo il tuo stato, non è la tua condizione. Ritieni di aver raggiunto un livello di alta spiritualità, un cristianesimo traboccante di santità, è il tuo pensiero, è la tua idea, tu sei povero, nudo, calamitoso, miserabile, cioè, ma non lo sai! E io ti chiedo un atto di umiliazione, perché tu possa vedere non con i tuoi occhi, ma con i miei occhi, ed accettare nella consapevolezza del tuo bisogno il messaggio di amore che io ti indirizzo in questo momento. Tu dici, fratelli, sorelle, noi possiamo evangelizzare il mondo attraverso tutte le strade, cioè servirci di tutti i metodi, usare tutti gli argomenti, tutte le parole, ma fino a tanto che non troveremo un individuo disposto a farsi illuminare dal Signore, cioè ad assumere un'attitudine di umiltà di fronte alla parola di Dio, un individuo quindi che per la luce del Signore possa riconoscere di essere un peccatore davanti a Dio, noi non vedremo nessun risultato nell'opera nostra. Accetta la parola della nostra testimonianza, il messaggio e la predicazione che noi esprimiamo nel nome del Signore soltanto colui che è consapevole del fatto che quel messaggio è per lui, perché lui è un povero peccatore bisognoso di salvezza e di redenzione. E così è anche per il credente. Un credente non può essere ristorato, una chiesa non può essere benedetta, aiutata, sollevata da Dio, fino a tanto che non accetta la luce che viene da Dio. La luce che offre la possibilità di riconoscere il proprio stato, la propria condizione. Io voglio un atto di umiliazione davanti a me, affinché prima che io ti vomiti dalla mia bocca, tu che sei cieco, nudo, povero, miserabile, calamitoso, possa venire da me ed acquistare. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Il Signore è sempre pronto, è sempre disposto a vendere senza denari, senza prezzo, dice il profeta Isaia. Ricordiamoci, noi non possiamo comprare la grazia di Dio con i nostri meriti e con le nostre opere, neanche con la nostra potenza e con il nostro denaro. Eppure dobbiamo comprarla. Acquista da me. Il Signore è sempre disposto a vendere, è sempre disposto a dare, è sempre disposto ad attingere alle sue dispense, alle sue ricchezze, per porgere a coloro che hanno bisogno di Lui e soltanto di Lui. Perché dice acquista da me? Perché se è vero che noi non possiamo comprare con potenza umana, se è vero che noi non possiamo comprare con denari, se è vero che noi non possiamo contraccambiare con opere meritorie, è vero che dobbiamo pagare un prezzo. Davanti alla presenza del Signore, di fronte all'invito di amore che risuona dal cielo, dobbiamo pagare un prezzo. Ed è il prezzo della nostra consacrazione. Se l'abbiamo compiuto una volta, dobbiamo rinnovarla davanti al Signore.
Se qualcuno non l'ha compiuta mai, la deve compiere per la prima volta in questa sera nel cospetto di Dio. Acquista da me quello che può cambiare la tua situazione e renderla corrispondente al piano della mia volontà, non secondo il tuo punto di vista, ma secondo il mio punto di vista. Compra da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca. Tu detieni il tuo oro, la tua ricchezza. Sappiamo che la città di Laodicea era una città economicamente potente e quindi possiamo pensare che quella comunità, anche da un punto di vista finanziario, conosceva condizioni floride. Ma il Signore qui non si riferisce tanto allo stato economico quanto allo stato spirituale, allo stato morale. Tu hai il tuo oro, che sembra oro, ma è soltanto piombo. Aspetta un po', ti accorgerai della falsità di quel metallo che possiede, perché quell'oro che tu stringi nelle mani farà la ruggine, mentre l'oro che io ti offro è affinato col fuoco, oro incorruttibile, oro che non farà mai la ruggine. In altri termini, il Signore dice a questa chiesa: accetta la mia fede, la mia fede, non la tua credulità, la mia fede. Tu hai fede? In che cosa credi? Su che cosa ti appoggi? Tu credi in te stesso, ti appoggi sopra gli uomini, sopra le realtà terrene, sulla tua cultura religiosa, sulla tua potenza organizzativa, sulla tua forza economica. Questa è credulità umana, terrena. Acquista da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca. In altri termini, accetta la fede di Dio, la fede di Dio, quella fede che viene da Dio e che, poiché viene da Dio, ci fa appoggiare su Dio e ci fa veramente credere a tutte le realtà invisibili che vengono dichiarate da Dio. Quando una chiesa ha soltanto credulità, quando un credente ha soltanto credulità, viene da ogni tempesta, da ogni soffio di vento, sballottolato a destra e a sinistra. Ma quando una chiesa ed un credente posseggono la fede di Dio, rimangono saldi e fermi sopra il fondamento di Dio. Con la fede di Dio nel cuore si può camminare sopra le acque, con la fede di Dio nel cuore si può attraversare il fuoco e si può rimanere incolumi in mezzo alle fiamme, con la fede di Dio nel cuore si possono innalzare cantici in una fossa di leoni, con la fede di Dio nel cuore si può glorificare Dio in una cella di prigione, con la fede di Dio nel cuore si può resistere alle insidie del diavolo, alle insinuazioni del tentatore. Quel tentatore che cerca di mettere in dubbio persino la nostra salvezza, la nostra vocazione, le promesse di Dio, la veracità della sua parola, la potenza del suo braccio. E il tentatore ha questa missione da svolgere, infernale, diabolica, ma è il suo ministero. Ma di fronte a questa potenza c'è la potenza della fede di Dio, la fede che Dio dà a coloro che aprono il cuore di fronte alla sua presenza. Acquista da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, ma della mia ricchezza, una ricchezza autentica. C'è una grande differenza tra un religioso nel senso abusato di questo termine e un religioso nel senso autentico di questa parola, cioè tra uno che ha una fede che ha ricevuto in eredità dalla sua religione o dai suoi genitori, è uno che ha la fede di Dio nel cuore. C'è una grande differenza. E proprio la differenza, possiamo dire, che il Signore stesso mise in evidenza nel suo incontro con Tommaso. Tommaso,
Tu hai creduto? Ma perché hai creduto? Perché hai toccato con le tue mani di carne? Perché hai messo le tue dita nel segnale dei chiodi, la tua mano nel costato? Hai creduto senza nessuno sforzo, mediante la tua ragione. Tommaso, beato quelli che non vedranno eppure crederanno. Gloria al nome del Signore. Ti consiglio di acquistare da me dell'oro affinato e dei vestimenti. Tu che sei ricco, pensi di possedere un abbondante, anzi abbondantissimo numero di abiti, e invece sei nudo. Ma io ti consiglio di acquistare da me dei vestimenti puri, bianchi, affinché la tua nudità sia ricoperta. Gloria al nome del Signore. Se Dio giustifica in Cristo, noi siamo giustificati. E la giustificazione che noi abbiamo in Cristo non può essere sostituita, non può essere surrogata dalla nostra santificazione religiosa, dai nostri regolamenti, dalla nostra morale concepita sotto il profilo delle nostre idee. Tu credi di essere vestito, di avere un abbondante guardaroba. Tu lo credi. Guardati con gli occhi miei, sei nudo. Fratelli, sorelle, noi possiamo vestirci in diverse maniere e abbiamo un'illustrazione chiara a questo riguardo nell'esperienza di Adamo, di Eva, i nostri progenitori. Sappiamo che non appena avvertirono gli effetti di quel frutto mangiato in disubbidienza al comandamento di Dio, si accorsero di essere nudi e cercarono di ovviare a questo inconveniente. E sappiamo che cucirono insieme delle foglie e si fecero degli abiti, ma erano ugualmente nudi davanti al Signore. Il Signore successivamente, nella manifestazione della sua misericordia, fece lui degli abiti con le pelle degli animali uccisi e li rivestì, ma possiamo dire che erano ancora nudi davanti al Signore. Soltanto quando il sangue di Gesù Cristo ha coperto la nostra vita, noi siamo stati rivestiti, perché siamo stati coperti con il manto della sua giustizia. Noi possiamo ben pensare che questi credenti di Laodicea, nel mezzo della comunità, osservassero una morale, seguissero anche un regolamento che li rendeva un po' come i farisei, coperti con quei vestiti di pelle che anticipavano l'opera della grazia, che erano soltanto un mezzo temporaneo per ovviare ad una situazione che poteva essere sanata soltanto in Cristo Gesù, il Redentore divino. Io ti consiglio di comprare da me dei vestiti. Il Signore vuole che noi siamo ricoperti con il sangue del suo Figlio, e sotto quel manto di giustizia viviamo una santificazione che sia la santificazione in Dio. Quella santificazione di spirito, di anima, di corpo, che viene dalla presenza di Dio in noi, che è il risultato della grazia di Dio, potente nella nostra vita, attivo nella nostra vita. E giungere con un collirio, e la città di Laodicea era famosa proprio per questo collirio. La parola di Dio sa parlare con un linguaggio comprensibile a tutti, un collirio conosciuto in tutta l'Asia e fuori dell'Asia, che aveva commercialmente arricchita questa città. Tu hai il tuo collirio, ma sei cieco. Io ti offro il mio collirio. Ungi con un collirio gli occhi tuoi affinché tu veda quanto è necessario al popolo del Signore la conoscenza della legge del Signore. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza.
quanta ignoranza si manifesta nel corso del pellegrinaggio in tante chiese, in tante credenti che sono intoppati dalla loro ignoranza. Ma io ti consiglio di acquistare da me un collirio per ungere gli occhi tuoi affinché tu vegga, ma affinché tu vegga realmente, affinché tu riceva luce, una conoscenza che sia la conoscenza della mia volontà. Sei stato istruito dai dottori che si sono introdotti nel mezzo di te. Ti hanno dato una cultura voluminosa. Sai tante cose, conosci tante cose. Sei arrivato persino a distinguere la gerarchia degli angeli. Puoi individuare le varie potestà che sono mediatrice tra la terra e il cielo. Quasi quasi puoi stabilire quanti angeli sono capaci di ballare sulla punta di un ago. Ma tu sei cieco, questa conoscenza non serve a niente, non ti avvicina a me. Ungi con un collirio gli occhi tuoi, affinché tu riceva la conoscenza di me e della mia volontà, una luce che ti faccia vedere il mio volto e ti faccia conoscere le mie leggi. Gloria al nome del Signore. Ti consiglio e ti consiglio con amore tutto questo, nonostante che tu puoi udire un messaggio severo, pesante. Non ti impressionare per la severità di queste parole, perché io riprendo e castigo tutti quelli che io amo, che io amo. Abbia dunque zelo, ravvediti, umiliati, avvicinati a me, acquista da me, ungi i tuoi occhi, rivesti la tua nudità, sovvieni alla tua miseria e sii ristorato nella mia presenza. Gloria al nome del Signore. Che bel messaggio per quella chiesa sviata. Che amorevole parola per quei credenti ingannati dalle astuzie del diavolo. Ma possiamo ripetere che bel messaggio per noi questa sera. Che amorevole parola espressa da parte del Signore per i nostri cuori. Vogliamo avvicinarci a Lui? Vogliamo anche in questa sera afferrare il lembo della sua veste? Vogliamo essere benedetti nella sua presenza? Vogliamo ricevere le consolazioni che Egli ci offre e ci vuol dare? Alziamoci in piedi davanti alla presenza del Signore, invochiamo il suo nome, oh, stendiamo la mano della fede, afferriamo la veste di Gesù, apriamo la nostra vita nel di colui che vuole operare, lasciamoci toccare, lasciamoci arricchire, lasciamoci illuminare, lasciamoci coprire, lasciamoci ristorare. Il Signore è qui per benedire la nostra vita. Io sto presto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui, egli cenerà con me. Gloria al nome.